Cocitos Ostiense è una strada molto trafficata a qualsiasi ora del giorno e anche della notte. C'è un problema di grandissima, un problema grosso di sicurezza stradale oltre che di viabilità. L'incrocio fra via Camus e via Cocitos Ostiense è stato oggetto negli ultimi anni, parliamo di 10 anni, di almeno 21 casi di incidenti, fra cui in alcuni casi spesso con feriti. Questa cosa noi come comitati Colle Parnaso e Papillo l'abbiamo segnalata a più riprese alle amministrazioni che si sono succedute in questi anni. Parliamo di segnalazioni che risalgono addirittura al 2007, quando il Comitato Papillo ha sottoposto all'allora giunta una richiesta per complementare e terminare le opere di, chiamiamole, compensazione urbanistica che dovevano essere realizzate. Opere che prevedevano, per capirci, oltre che l'allargamento dell'Acquaceto Ostiense da via, chiamiamolo, dall'imbocco con via di Decima fino alla Laurentina, anche il completamento di un parcheggio che oggi è identificato con P21, che non è mai stato collaudato per problemi, chiamiamoli, tecnici. Queste opere, da quello che ci risulta, fra l'altro, hanno già copertura. La copertura derivano proprio dagli oneri di urbanizzazione che sono stati pagati dai costruttori al comune. Questi oneri oggi dovrebbero essere associati a una fideiussione che può essere escussa dal comune. Sappiamo che c'è una difficoltà nell'incassare questi costi e sembra che la pratica sia all'attenzione dell'avvocatura del Comune di Roma. Per quanto riguarda l'incrocio, nello specifico l'incrocio fra via Camus e via dell'Acquaceto Ostiense, il Comitato Colle Parnaso negli anni ha più volte, più riprese segnalato a questa amministrazione, parliamo dal 2016, 2017, 2018, a più riprese con PEC, email, e c'è stato anche un passaggio di interessamento del TG3, se non ricordo male nel 2018, che possiamo fornirvi, a manifestare la situazione di estrema urgenza. Non parliamo di una strada periferica dove passa una macchina ogni tanto, c'è un passaggio di automobili e veicoli pesanti. Noi abbiamo due quartieri che sono tagliati fuori dall'imbocco, diciamo, con la Laurentina e la corrispondenza con l'Euro. Non esiste un percorso pedonale, non esiste ovviamente un percorso ciclabile e l'unica strada di collegamento è questa, per un bacino di utenza che oggi è di circa 5.000 persone. Un piccolo comune d'Italia all'interno del parco dell'Acquaceto Ostiense che è tagliato fuori dal resto della città.